Michele Godena, grande maestro, 5 scudetti di campione italiano sulla maglia, anche se fisicamente non li vediamo, ma poi uno, se non sbaglio, l'hai perso arrivando primo nel campionato, ma poi c'è stato lo spareggio. Sì, è successo nel 2009 contro il grande maestro Alexio Ortega, eravamo arrivati primi a pari merito come punteggio dopo le partite normali, le 11 partite, poi c'è stato uno spareggio e purtroppo quello l'ho perso, però devo dire che in precedenza in due occasioni ero arrivato a pari merito anche allora, ma poi nel non spareggio avevo prevalso contro Caruana e contro Arlandi, quindi specialmente contro Caruana che adesso è tra i primi 5 al Quinto. mondo, è stata una grandissima soddisfazione e avevo vinto il campionato nel 2006. Magnifico, tu nella vita sei sposato e hai due figli, ci dici il nome e poi ci dici ma giocano già a scacchi oppure vuoi lasciar perdere? Sì, si chiamano Samuele e Alessandro, giocano a scacchi nel senso che conoscono le mosse, conoscono le regole, però sono molto più appassionati al calcio che al gioco degli scacchi Al ormai. calcio, per che squadra tifano? Ma uno per la Fiorentina e l'altro per l'Inter. E io sono juventino. Vabbè, quindi c'è tutto. Ascolta, tu poi hai una laurea anche. Sì, sono laureato in conservazione dei beni culturali, però mi sono dedicato agli scacchi fin dall'inizio, quindi diciamo non ho praticato in questo campo. È mia moglie che ho conosciuto all'università e lei lavora nell'ambito dei beni culturali. Dietro di te c'è il cartello che parla del premio Zichichi, che è questo premio che la federazione dà ai giornalisti non di settore. Tu hai conosciuto Alvise Zichichi, che è stato il nostro grande presidente. Vuoi darci per favore un ricordo su di lui? Un tuo Certo, ricordo personale, possibilmente. l'ho conosciuto bene, non ci ho giocato tante volte, solo un paio nei campionati. E era una persona simpaticissima, giovialissima. Lui, fra l'altro, mi aveva anche aiutato all'inizio della mia carriera a trovare una squadra con cui giocare in Svizzera, con cui gioco tuttora e che lui aveva conosciuto prima di me. Quindi anche per questo gli sono grato. È stato un rappresentante fondamentale dello scacchismo italiano e questo premio lo dimostra e spero che continui a lungo. A parte i 5 titoli italiani, tu poi hai vinto anche dei prestigiosi titoli internazionali, per esempio un campionato dell'Unione Europea e poi hai partecipato tante volte alle Olimpiadi con la nazionale italiana. Qual è il tuo ricordo più piacevole, diciamo così, di tutte queste partecipazioni all'estero? Cioè, la mia carriera è talmente lunga che adesso sceglierne uno è difficile. Diciamo che la penultima Olimpiade, quella che è stata giocata a Khanty-Mansijsk in Russia, dove la squadra ha fatto veramente faville e anche dal punto di vista individuale è stato un ottimo risultato e forse il ricordo migliore. Però, per esempio, una cosa a cui sono legatissimo è il secondo posto al Mondiale Under 16, questo nell'82, ben 30 anni fa, però era stato, diciamo, l'inizio della mia carriera a livello internazionale. Bene, tu hai giocato alle Olimpiadi qui a Torino nel 2006 e adesso sei di nuovo a Torino. Questa è la tua seconda volta o sei stato in altre occasioni? Avevo giocato anche un torneo ad inviti 10 anni fa, organizzato da Michele Cordara. Ormai conosco l'ambiente di Torino molto bene, l'organizzazione è sempre ottima e le Olimpiadi lo hanno dimostrato, sono state molto belle e io anche qui mi trovo benissimo. L'ultima domanda, cosa pensi ancora di poter ottenere dagli scacchi? Buona domanda. Devo, intanto non è facile mantenere il passo con le nuove leve. Io cerco di mantenere il divertimento prima di tutto, divertirsi studiando e giocando, anche se non è facile perché, ripeto, l'evoluzione è veramente impetuosa con l'informatica e i giovani fortissimi che adesso ci sono. Io cerco di tenere testa, adesso l'inizio di questo torneo non è stato esaltante, spero di rifarmi una seconda parte. Bene, ringraziamo molto Michele Godena e gli facciamo i migliori auguri. Grazie.